In pochi sanno che a Palazzo Ducale fino a poco tempo fa c'era un teatro, un piccolo ma splendido luogo di cultura voluto da Elisa Bonaparte Baciocchi. Il 3 gennaio, nel giorno del compleanno della principessa che governò Lucca dal 1805 al 1814, l'architetto Velia Gini Bartoli e la storica Monica Guaracino hanno presentato in un convegno la Petite Salle de la Comédie, che la sovrana volle per il suo palazzo del governo e che Maria Luisa di Borbone ereditò con esso. L'evento rientra nelle iniziative del bicentenario dell'insediamento a Lucca della duchessa Maria Luisa di Borbone ed è stato realizzato dall'associazione Napoleone ed Elisa. Tra le priorità, oltre alle sale di rappresentanza, oltre a delle varianti che lei portò nel teatro, si preoccupò di fare questo teatrino. E lo guardiamo per la prima volta perché si è creata questa occasione, perché a noi sono state affidate giusto adesso le stanze dove si trovava anticamente il teatro per creare un punto di riferimento per la cultura napoleonica e per Elisa e soprattutto la vita di Elisa a palazzo. E sinceramente questo del teatrino di Lucca noi l'abbiamo trovato un pochino abbandonato, nel senso che anche il restauro grande che è stato fatto per il giubileo nel 2000 non ha curato questa parte, tant'è che noi siamo arrivati, il teatrino attualmente è ancora diviso in quattro vani che fino a poco tempo fa erano adibiti ad uffici. L'obiettivo sarebbe quello di restituire una parte del palazzo alla sua storia, che è una storia molto più complicata di quella che si pensa sia stata solo una residenza, ma era proprio un'organizzazione, uno stile di vita che riguardava tutta la maison.